E così si può dire, perché io faccio un po' la portavoce del gruppo, che non è un gruppo ancora ben costituito. Siamo un insieme di cittadini che si ritrovano, che sono preoccupati e continuano ad essere preoccupati nonostante le dichiarazioni del sindaco, continuano ad essere preoccupati perché forse la visione che il sindaco ha del verde pubblico è leggermente diversa dalla nostra, in sostanza, no? Allora, ripeto, però nonostante siamo solo cittadini per il verde, è necessario che ci costituiamo un minimo di organigramma, perché diversamente io non so come contattare gli altri, per esempio chi terrà i rapporti con la stampa, chi si incaricherà dei banchetti, cioè è giusto avere dei punti di riferimento, magari con i numeri telefonici oppure via mail tra di voi, voi avete il WhatsApp, potete comunicare anche tra di voi. Quindi cosa ho fatto io? Prima parlo di questo, allora le firme le avete già contattate? 152. Scusa, 350. 30 mi ha detto la FLOS, che quindi prova a scrivere, 350 più 30 fa 380, 50 più 21 avevamo detto che faceva 70, ecco, guarda lì. Più altre 20, sicure. Ecco, quanto viene? 5,30 più 100, 6,30 più 20, 6,50. 650 firme sono sicuramente, le abbiamo in mano. Fino a quando? Fino a quando possiamo? Abbiamo detto che andiamo avanti fino con i banchetti fino al 2 di settembre. No, io chiedo, e poi le firme locali. Andremo avanti in altri 10-15 giorni in modo tale da poterle raccogliere tutte. Cioè questa settimana a venire, questa qua, e poi all'inizio della prossima chiudiamo. No, siamo appena al 10. Ah. Scusa, siamo appena al 10, no? Quindi abbiamo tempo fino a fal conto verso il 20 di settembre, un mese più o meno, no? Un mese, anche perché dobbiamo tenere presente che molta gente adesso è al mare, quindi magari ancora, no? Ecco, in vacanza, quindi questo per quel che riguarda le firme. E abbiamo detto che online ci sono 538 firme per il momento, quindi insomma lì si tratta anche un po' di divulgare ulteriormente la notizia, insomma di fare il passaparola anche sotto questo aspetto. Sì, online ho distribuiti parecchie. Giovedì al mercato in realtà abbiamo raccolto 49 firme, quindi non è stato male come prima volta. Tra l'altro eravamo anche un po' così nell'incertezza se fare o meno il primo banchetto, perché era piovuto, perché l'amministrazione comunale ci aveva avvisato solo il giorno prima che ci aveva dato l'autorizzazione, quindi poi ho dovuto rincorrere il vigile il giorno dopo per capire dove metterci, e ci metteremo proprio o a fianco o fronte allo Sguerzi. Questo giovedì eravamo di fronte perché così utilizziamo la panca per sederci, e abbiamo pensato di non fare con il gazebo, perché il gazebo avrebbe dei posti specifici vicino al campanile oppure all'ex questura, quindi tanto vale andare fuori col banchetto per quello che dobbiamo fare. I volantini, dove sono? Vedi, sono anche un volantino sotto, ma eccolo qua. I volantini sono semplici, il volantino, uno ne abbiamo fatto, è un volantino molto semplice, perché? Perché serve non tanto a, come succede in genere, a dar fuori così indiscriminatamente, ma li diamo solo a chi viene a firmare, in modo tale che se conosce amici, parenti, se può metterli in un bar, può invitare in questo modo a firmare sia online che anche online, oppure venire ai banchetti in quei giorni, andare a vedere la pagina Facebook dove c'è scritto un po' tutto, te ne lascio un po', sì, ecco, sì, e quindi banchetti, volantini li abbiamo fatti proprio semplici, anche perché un volantino adesso se è lungo non lo legge nessuno, bene fare riassunto. Bon, allora, per quel che riguarda i banchetti, ribadisco, io qua ho fatto semplice, anche qua le cose semplici sono le migliori, abbiamo fatto un calendario. Il calendario prevede queste quattro uscite. Ancora?
Scusatemi, ma non vorrei mai. Ribadisco, molto semplice, 4 uscite, 3 ore per volta, dalle 9 a mezzogiorno. Adesso qua bisogna riempirlo, ci vogliono le persone 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, avevamo detto. Quindi chi vuole mettere la firma può segnarsi tutte le ore se vuole. La presenza è garantita da Claudio Fagotto, lui mi ha detto che verrà tutte le volte, per cui la presenza sua. Ma qua c'è bisogno di altra gente perché non è possibile. Da sola però di mattina. Io, allora, Claudio sicuro porta il tavolino, lo porta e lo porta indietro. In più porta anche la cassa. Contributo. L'ho portato anche stasera perché poi pensavo di darlo a Claudio, ma non c'è, comunque va bene. Se qualcuno vuole contribuire, qua c'è la. Alla fine delle giornate, ogni volta ci sarà qualcuno che vede quanto è stato raccolto, firma l'importo e poi che va ad aggiungersi a quello che fino adesso abbiamo già raccolto, vale a dire, adesso abbiamolo pure, qua ci sono 40 euro se non sbaglio, Erika, guarda tu. Allora, fino adesso abbiamo raccolto 40 più 95, 135 euro. Di cui 95 al no, 95 meno 15, 80 euro al banchetto, perché 15 Marta li aveva già in negozio. Ecco, quindi 100 e 35 più 40 5. 145, 135, 140, 180 euro abbiamo. Le spese, già che ci sono, ve le faccio vedere. Le spese che abbiamo sostenuto. Messi insieme. 5, comunque sì, 479, una roba del genere. Ecco, comunque le ho qua, dopo ve lo farò vedere. Eccole qua, queste sono le spese. Ancora la fattura dei manifesti non mi è stata consegnata, però ho pagato con il banco, ma quindi la fattura mi ha detto che arriverà. Invece questi soldi sono i soldi delle affissioni, perché per mettere fuori i manifesti così grandi li mette direttamente l'agenzia, insomma. Okay. Dove sono stati messi, per esempio? Beh, per esempio, se voi fate il giro adesso qua per via Abbazia, alla fine di via Abbazia, sì. Lì proprio sulla destra, sull'angolino, c'è anche via Matteotti. Anche via Matteotti, sì, e anche via Ambrosoli, qua dietro. Anche davanti al Pilsen. Centro commerciale. Allora, la scelta dei manifesti non spetta a noi. La scelta dei manifesti è condizionata dall'impegno che già c'è. Infatti, per esempio, a me sarebbe piaciuto lì nella zona della stazione, uno attraversa e vede il manifesto. E c'erano i manifesti della fiera di Sant'Andrea, di Santo Stefano. Per cui non era possibile, no? Se gli spazi sono già occupati, non è che possiamo scegliere noi dove metterli. Ok, questo fatto, quindi i banchetti, mi raccomando, vedetelo, segnateveli, scrivetemelo anche in mail se qua non avete idea. Poi organigramma, velocemente. Allora, per la pagina Facebook, Erika, Sara e Marta, ok? Poi petizione online, Celia, c'è? Non c'è. Comunque l'ha fatta lei la pagina, per cui sta andando avanti. Per la gestione delle mail mi sono messa io, se mi va bene, visto che ho tutto il... per quel che riguarda YouTube, io non ho messo Gianfranco, perché Gianfranco probabilmente lavora per tante altre... Per LT4 Blog. Ah, lavori per LT4 Blog. Bon. Sono il titolare. E quindi comunque c'è questo Simone Liam che mi ha detto che lui sarebbe disponibile sulla base di quello che tu fai, proiettivi, del video che fai, sì, a fare un piccolo assunto da mettere come sotto, come indicazione, in modo tale che la gente, senza stare a vedere... Cioè, leggendo quelle due righe, diciamo, capisce se vuole continuare a vedersi il video, insomma. Quindi Simone. Poi per i banchetti, ripeto, abbiamo già detto, per il materiale divulgativo nuovamente io avrei messo Loredana e me, o se si tratta di scrivere altri volantini, altri comunicati, altra roba così.
La gestione della raccolta firme, non so, io pensavo che si poteva fare ogni tanto passare per i punti dove sono stati messi i foglietti e vedere se ci sono pagine piene, se i fogli sono stati riempiti, magari portarli nei due punti di raccolta che avevamo detto da lei, centro del cane, e da Marta, che è il negozio di serramenti. In via Veneto, di là, e il negozio di serramenti che invece è via Garibaldi, in modo tale che le firme non vadano disperse. Capito? Ecco. Poi contatti con i media, nuovamente avevo messo, ma così perché avevamo iniziato, ma possiamo, adesso possiamo aggiungere, tagliare, fare come vogliamo. Avevo messo Claudio perché lui se ne intende dal punto di vista, diciamo, delle conoscenze sui documenti dell'amministrazione comunale. Quindi, e perché era anche stato consigliere la volta scorsa, quindi rispetto a queste cose già ne sapeva qualcosa. Poi io e Loredana, in quanto facendo il materiale divulgativo, magari se ci chiedono un'intervista, se ci chiedono di scrivere due robe, abbiamo magari. E per quel che riguarda i contributi, cioè i soldini che dovrebbero rientrare, che dovrebbero servire sia per coprire le spese sostenute fino adesso, ma magari anche come fondo cassa se la cosa va avanti, perché io credo che non finisca qua, non si esaurisca, da quello che ho capito. E avrei messo lo stesso Claudio, perché i banchetti a giovedì se li va, riporta lui indietro le cose, e Loredana perché si era offerta l'altra volta. Questo è quanto. Se ci sono altri, non so, altri punti che vogliamo aggiungere nell'organigramma, pensateci, eventualmente mi scrivete e se c'è qualcuno da proporre siamo a posto. E adesso entriamo nel vivo. Allora, entriamo nel vivo perché in questa settimana abbiamo visto sia sulla nuova che su, come si dice, sia sulla nuova che sul Gazzettino un'intervista al sindaco, e poi abbiamo visto anche su Facebook I13, come si chiama? I13, ecco, oggi ho visto questa intervista sempre al sindaco sulla questione. Sì, 10 giorni fa. Ma io... No, lo dico solo per... Io sì, no, bene, io comunque la manderò. L'ho fatta mettere, non so se l'ho fatta mettere già sulla pagina Facebook, adesso non mi ricordo. Comunque la vedrete, insomma, ecco, la vedrete. Allora, partiamo dal comunicato stampa. Lui dice: ritengo doveroso intervenire ancora una volta in merito alla questione, come già avuto modo di dire in più occasioni, un'ultima delle quali in un consiglio comunale, non vi è alcuna intenzione da parte di questa amministrazione di effettuare tagli di alberatura ad alto fusto, se non per gli alberi ammalati e a fine vita, per tale motivo pericolosi per l'incolumità delle persone. La stessa cosa lui dice poi nell'intervista, dice: si taglieranno soltanto quegli alberi che sono ammalati o che costituiscono un pericolo per i cittadini. Questo lo dice anche nell'intervista. Nessuno obietta a questa ovvietà. È ovvio che se un albero ormai è arrivato, come dice il sindaco, a fine vita, sarà difficile riuscire a salvarlo, no? E tutti siamo bene o male a fine vita, prima o dopo capiterà a tutti, anche agli alberi, no? Il problema è diverso, il problema è quando purtroppo un cittadino ignorante come me si ritrova un documento che prevede il taglio delle alberature sane, prevede il taglio delle alberature sane perché bisogna costruire questa pista ciclabile e sistemare l'altra già fatta. Ecco, allora penso che, insisto a dire questo, perché il sindaco dovrebbe capire anche la sensibilità degli altri. Per quel che mi riguarda, mai mi sognerei di mettere dentro ad un progetto finanziario il taglio degli alberi indiscriminatamente, perché questo è un taglio indiscriminato di alberature, c'era scritto, ad alto fusto, quindi i platani e i tigli, ma anche minori. Quindi li tagliamo tutti perché poi li ripiantumeremo. Questa non è la logica che appartiene a me e penso che non sia neanche la logica che appartiene a voi. Altrimenti non saremmo qui, anche perché è una spesa inutile.
è una spesa inutile e noi, no, noi come cittadini non riusciremo mai a vedere diciamo a tal punto la crescita dell'albero per poterne godere pienamente. Quindi per noi sarebbe un sacrificare una parte del nostro patrimonio arboreo inutilmente. Ecco, questa è già una cosa che, ripeto, lui poi ha scritto anche là. E poi dice che come alla fine, perché non leggo tutte, il discorso di Viale Isonzo, quindi nella parte diciamo compresa tra Via Valle e Viale Isonzo, dove c'è quel parco che è rimasto per fortuna a livello naturale, non c'è niente là, da anni le persone si ritrovano per scegliere l'attività liberamente che preferiscono. C'è gente che gioca a calcetto, c'è gente, abbiamo visto, che fa nordic walking, c'è gente che va con i bambini, c'è gente che va col cane, e uno fa quello che gli pare. C'è gente che va di incontrarsi. Che va solo così, per chiacchierare, stare lì, le scuole fanno, brava, le scuole portano gli studenti a fare attività fisica, non dimentichiamoci che Portogruaro, tutti adesso parlano, tutti aprono la bocca per parlare della scuola, però in effetti nessuna amministrazione fino in fondo si è fatta carico della scuola, nessuna, né ora né in precedenza.